Ciao ragazze e ciao ragazzi! Arrivo da uno splendido weekend lungo passato a Parigi. Ragazzi, ho veramente rivalutato all'ennesima potenza Parigi. È bellissima, una città magnifica, maestosa, con un sacco di monumenti, tantissima storia, tantissime belle cose, musei, tantissime cose da vedere. La Torre Eiffel, le Champs-Élysées, l'Opera, il Grand Palais, il Petit Palais, guarda, ce ne sono davvero tantissime. Peraltro, loro sono anche, i francesi intendo, sono anche estremamente bravi a saper sfruttare al massimo tutte, diciamo, tutte le loro bellezze. Vi racconto quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo andati con un gruppo di. Eravamo un gruppo di 12 persone, sostanzialmente tre famiglie, ognuna di queste famiglie è formata da due adulti e due bambini. Quindi immaginatevi il casino che abbiamo fatto, no? Il casino di cose che ci siamo portati. È stato un weekend bellissimo, è partito il giovedì e finito la domenica. Io nel frattempo, scusatemi se non guardo, ma lo so che non si fa. E niente, vi stavo dicendo questo, che abbiamo fatto tantissime cose, è organizzatissima a Parigi, ritorno al punto di partenza che sono ritrovata, perché allora, abbiamo fatto una serie di visite con un bus, si chiama Big Bus, è un autobus a due piani, e il piano di sopra aperto, quindi divertentissimo, soprattutto per i bambini, che anzi mi chiedevano, mamma, possiamo salire sull'autobus? È stato molto bello anche per loro. Questo Big Bus sostanzialmente si divideva su due linee, una linea rossa e la linea blu. La linea rossa era, diciamo, la linea più classica, no? Quindi andava a coprire quello che vi dicevo un po' prima, Champs-Élysées, la Tour Eiffel, il Louvre, Grand Palais, Petit Palais, no? Tutta la parte, diciamo, chiamiamola sud di Parigi. Mentre la linea blu andava a coprire, diciamo, tutta la Parigi, chiamiamola Parigi segreta, no? Quindi il Do, il Moulin Rouge, diciamo tutte queste quelle che i parigini chiamano Parigi storica, no? Tutte queste attività che magari non sono adatte a bambini proprio piccolissimi. Io peraltro ho provato a chiedere di entrare al Moulin Rouge, ma per l'ingresso volevano una roba tipo 30 euro. Quindi ho detto, lasciamo stare. Un'altra cosa che abbiamo fatto molto interessante è stata una specie di batomouche. Batomouche è sostanzialmente una crociera sopra la Senna con un'audioguida, peraltro audioguida fantastica tramite wifi, quindi cosa succede? Tu prendi il tuo cellulare, entri su wifi e in automatico il tuo telefonino riconosce il wifi dell'audioguida e parte. E quindi abbiamo fatto questa crociera magnifica, peraltro, davvero magnifica. Noi l'abbiamo fatta di sera, saranno state più o meno, siamo partiti alle 7 e mezza, alle 8, scusatemi, quando quindi iniziava già l'imbrunire, è terminata dopo un'ora e un quarto, un'ora e 20. Abbiamo visto Parigi di notte, ragazzi, è bellissima. L'imbarco parte dalla Tour Eiffel. Niente, sostanzialmente siamo divertiti da morire. Io ho rivalutato al massimo, diciamo, Parigi. Pensavo, passate, lo so, mi scuso, però pensavo che sostanzialmente Parigi fosse la Tour Eiffel, e invece no, e invece no. Parigi ha veramente tantissimo da offrire. I parigini sono stati bravissimi a prendere il meglio, no, di tutte le loro opere, e di organizzarle affinché il turismo potesse fluire, no? Potesse essere sempre attivo. Vedi appunto questi big bus, piuttosto che le crociere sopra la Senna, insomma, belle davvero, molto 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 bello. E l'ultima
l'ultima cosa che volevo dire, i monumenti, ragazzi, cioè, hanno dei monumenti pazzeschi, hanno un tribunale che è la fine del mondo, il Louvre, una serie di musei fantastici che tu dici, ma sono dei musei oppure sono delle opere, non so, delle opere artistiche. Caspita, meraviglio, sì. Detto questo, vi do il mio consiglio. Noi a Parigi abbiamo soggiornato nella Vienne, la nona sostanzialmente, Arrondissement. È una traversa di Rue Lafayette. Il posto si chiama Villa Lafayette. È molto carino, devo dire, un posto veramente simpatico, senza pretese, voglio dire, a noi serviva soltanto come bed and breakfast, andavamo a dormire e poi uscivamo tutto il giorno, quindi c'è bastato il servizio che ci è stato dato, ma ha una posizione abbastanza centrale, quindi per noi è andata benissimo, eravamo a contatto un po', eravamo nel cuore di Parigi, no? Eravamo molto vicini all'Opera, molto vicini alla Galleria Lafayette, dall'altra parte anche altrettanto vicini al Moulin Rouge, insomma una posizione molto, direi quasi strategica. E abbiamo camminato tantissimo. Se posso darvi un consiglio, fate anche voi questo biglietto, è un biglietto che si pagano, mi sembra 25 se non ricordo. 25 euro a persona. Noi abbiamo pagato per 3 adulti, perché i bambini sotto i 3 anni non pagano. Per 3 adulti abbiamo pagato 125 euro, 2 giorni di tour, diciamo, con questo bus che porta a fare il tour di Parigi, no? Quei famosi tour di cui parlavo prima. 125 euro spesi molto molto bene, ve lo consiglio. Abbiamo fatto prima la linea rossa, che è quella che prende un po' di più perché tocca più punti di Parigi e anche più lontani, e poi abbiamo preso anche la linea blu per fare il resto, diciamo, della visita, quindi Moulin Rouge, Lido, Pigalle, Sacré-Cœur, ok? E quindi ecco, vi consiglio vivamente di fare questa cosa che abbiamo fatto noi. L'ultima cosa che vi dico, poi chiudo perché sono passati circa 8 minuti. Collegamento dall'aeroporto alla Villa Lafayette, all'albergo, è abbastanza semplice, nel senso che c'è un mezzo che si chiama RER-B, se non sbaglio, che collega Charles de Gaulle alla metro. Quindi una volta arrivati alla metro, voi siete a Parigi, cioè siete cuore di Parigi, potete fare, siete liberi, no? Avete Parigi, così, portata di mano. Vabbè, dai, insomma, vi ho tenuto qua circa 8 minuti e mezzo, spero di esservi stata utile. Se non vi sono stata utile, non mettetemi il pollice in giù, mettetemi sempre il pollice in su. Ciao ragazzi e buona serata, ciao ciao!